Salve, buongiorno a tutti. Oggi questo video è un po' diverso dal solito, perché voglio farvi vedere i libri che ho comprato recentemente e che devo ancora leggere, che leggerò durante l'inverno. E così, se può interessare, qualche suggerimento, però ripeto, non basato sull'esperienza. Il primo libro che ho qua, fra quelli, e che leggerò, è di Ian McEwan. Lo spazio dell'immaginazione è un piccolissimo saggio, vedete ancora incartato, che parla del diritto, secondo McEwan, di avere uno spazio per lo scrittore di suo, staccato dal mondo, no? Dove rifugiarsi. E i due autori che lui prende in considerazione come esempio sono Orwell e Miller, Henry Miller, i quali hanno questa idea e lui in qualche modo credo la rafforzi. Poi abbiamo questo qua, La logica dell'incertezza. Questo è un librettino che parla della probabilità, di come noi molto spesso sbagliamo a fare delle previsioni o dei giudizi sui fatti in base a un errato modo di valutare la probabilità che avvengano certi avvenimenti. Credo sia abbastanza complicato, perché vedo molte formule matematiche. Per fortuna sono tanti capitoletti e me ne leggerò un po' alla volta a seconda della voglia. E poi abbiamo Dalrymple, Anarchia, bel librone di 600 pagine, dove lui, il nostro autore Dalrymple, analizza l'origine della Compagnia Britannica delle Indie Orientali. È un bel libro, anche abbastanza rifornito di un'iconografia molto bella. Dalrymple ha scritto spesso dell'India, del Medio Oriente, di Nuova Delhi. Io ricordo alcuni libri, sono molto piaciuti. È un modo di scrivere estremamente lineare, a metà strada, non in questo probabilmente, fra il romanzo e invece il saggio storico, geografico, geopolitico. Poi questo lo leggerò con molto interesse. Bello grandino, ma poi passiamo ai libri che invece sono dei romanzi. Cominciamo con Stupore, di un'autrice israeliana. Credo sia il primo libro che lei credo sia il primo libro. È molto famosa in Israele. Io non la conoscevo e sarà il primo che leggo, perché farà parte del gruppo di lettura, quindi verrà discusso nel gruppo di lettura sulla letteratura israeliana contemporanea, coordinato dalla Biblioteca Cabral di Bologna. Abbiamo poi invece un libro di Erskine Childers, L'enigma delle sabbie. È un romanzo di un secolo fa, del 1903, ed è ambientato in ambiente di mare. L'ho letto come suggerimento di Larson, un libro di Larson sul mare suggeriva questo romanzo, che non conosco né l'autore né il romanzo. Spero che sia un bel libro, ve ne parlerò. Poi naturalmente abbiamo Mercalis, ho letto praticamente tutti i romanzi. Questo è l'ultimo che ha scritto, la nuova indagine del commissario Costa Caritos, non ho mai imparato a pronunciarlo. Andiamo con Katia Petrovskaya, è un'attrice nata a Kiev, ma dopo naturalizzata russa, credo. Si è laureata a Mosca, vive a Berlino, è un'autrice di origini ebraiche e parla della sua ricerca dei suoi antenati, fino ad arrivare a forse Esther, un'antenata che forse si chiamava Esther, che è stata uccisa nei campi di concentramento. E ne ripercorre, diciamo, risale alla ricerca di questi antenati. Poi due libri mi sono comprato di Alvaro Mutis, quelli qua, La neve dell'ammiraglio e Ilona arriva con la pioggia. Io non conosco assolutamente questo autore e ho preso questi due libri per cercare di capire qualche cosa, per vedere se è un autore che mi piace o meno. Se mi piacerà, chiaramente mi comprerò anche gli altri libri che lui ha pubblicato.
Questa autrice, Ayelet Gundar Goshen, ha pubblicato in italiano Svegliare i leoni e l'altro è Bugiarda, due libri molto belli che ho letto e che mi sono piaciuti molto, per cui appena ho visto la recensione su non mi ricordo su dove, su qualche era, ho smesso di leggere la recensione per la solita abitudine che ho di voler entrare io nel romanzo, ho smesso di leggere la recensione, l'ho ritagliata, me la sono messa via e mi sono comprato il libro, ho ordinato il libro e mi è arrivato. Finiamo La seconda morte di Ramon Mercader, che è un romanzo questo, che è ambientato nella prima metà del secolo scorso, parla di un comunista, parla di guerra di Spagna, parla di Trotsky, perché Ramon Mercader, un altro, non lui, è quello che ha ucciso Trotsky. È insomma un giallo, credo, di spionaggio e di così, di tipo politico forse, no? Che parla appunto di tutti questi argomenti. Eccoli qua, quindi questi sono i libri che mi accompagneranno i prossimi 2-3 mesi e niente, se qualcuno già ne conosce qualcuno, se conosce, ho già letto alcuni di questi libri, beh insomma non mi dispiacerebbe se lo scrivesse, lo raccontasse nei commenti a questo video. Bene, e come al solito buona lettura a tutti e alla prossima recensione. Ciao!